Amici, bentornati sul canale 9000 giri lavorazioni autosportive. Sto aspettando un cliente che è arrivato, che mi ha chiesto, diciamo, una serie di informazioni. È un cliente che non ha ben chiaro cosa fare sulla sua macchina, quindi ci ha chiesto un appuntamento per capire quali sono gli ambiti di intervento e quali sono i miglioramenti che possiamo eseguire sulla sua macchina. Quindi vediamo insieme come possiamo accontentarlo. Ciao. Salve, Luca. Sono il miliardario Bruce Wayne, vorrei trasformare la mia Alfa in una Batmobile. Una Batmobile, perfetto. Vabbè, adesso vediamo, rimanendo un po' con i piedi per terra. Dunque, la tua è una 147... JTDM, ok. Allora, io inizierei anzitutto con la parte motore, che è la parte principale. Quindi, al di là di fare un check sulla affidabilità del motore, cioè verificare che sia tutto a posto, io ti proporrei due tipi di intervento che vanno a stage. Uno stage 1, che riguarda appunto un potenziamento entro una trentina di cavalli. Quindi andiamo alla tua vettura turbo diesel, quindi lo scarico non si tocca, perché sulle vetture diesel non si tocca lo scarico, perché sennò andresti a perdere coppie e bassi. Quello che noi facciamo è sostanzialmente una rimappatura della centrale elettronica per avere più coppia e più potenza ai medi e ai bassi regimi. Poi, in funzione dei chilometri, ovviamente verrà fatta una mappa più o meno spinta. Adesso tu quanti chilometri hai sulla macchina? Dovrei accenderla. No, 170.000, quasi 170.000. Non sono pochi, quindi se dovessimo fare un lavoro di mappatura, chiaramente stiamo un pochino più scarichi, perché è un conto fare una mappa su una macchina che ha 50.000 km, un conto farne una mappa su una macchina che ne ha 100 e una quasi a 200.000 km, quindi con 170.000 km stiamo almeno un 20-25% più bassi rispetto alla stessa mappa che potremmo fare su una macchina più fresca, diciamo. E questo è il punto di partenza, che su qualunque macchina turbo, soprattutto turbo diesel, è la cosa più logica. Poi, sempre a livello motore, sempre stando sul cosiddetto stage 1, montiamo il classico filtro aria a pannello, quindi in questo caso dovesse avere quello, non quello basso, ma dovrebbe essere la scatoletta con il filtro classico rettangolare, quindi togliamo via l'elemento in cartone e mettiamo quello in cotone lavabile. E a completamento del tutto ti direi un pedal booster che va a togliere quel lag in partenza che tutte le macchine hanno programmato dalla casa, in maniera tale da avere la macchina molto più pronta e molto più reattiva, appunto, soprattutto quando usi molto il gas. Quindi una volta che tu sei a velocità costante non usi il gas e non serve grosso modo a molto. Quando tu usi molto le marce, chiaramente tra una cambiata e l'altra i giri calano meno e quindi la macchina diventa sicuramente molto più interessante e molto più reattiva. Quindi queste sostanzialmente sono le tre cose basiche che ti direi sul motore. Lo step successivo, dopo ci fermiamo chiaramente, è uno stage 2, quindi oltre alla parte elettronica andiamo a fare un lavoro sulla turbina. Quindi una macchina come la tua, che ha questi chilometri, prima o poi sicuramente un'occhiata al turbo va data. Quindi quando noi tocchiamo la turbina, tocchiamo la tua turbina di serie, viene completamente revisionata, e già quello ti porta ad avere un recupero di cavalli che probabilmente avrai perso con l'andare del tempo, e poi lì si sceglie se fare una modifica solo sulla girante di aspirazione, che noi mettiamo in avional, per avere la macchina più fluida, più scattante, non andiamo a ritoccare una seconda volta la centralina, oppure l'opzione 2, che è quella di andare a mettere sempre una girante in aviona, però maggiorata, quindi andiamo ad alesare il carter di aspirazione in maniera tale da avere più volume d'aria, e ovviamente andiamo a montare una girante maggiorata. In questo caso, se facciamo prima la centralina, andremo poi a ritoccare nuovamente la centralina per andarla a compensare su una pressione maggiore. Se viceversa facciamo un lavoro, diciamo, partendo dalla turbina e poi arrivando alla centralina, in questo caso la adeguiamo già al tipo di volume d'aria che ci troviamo in questo caso.
come motore non farei altre cose, se non una macchina che ha questi chilometri, sicuramente un consiglio che noi diamo è quello di fare una pulizia con idrogeno per andare interna al motore, per andare a pulire via tutto quello che sono le morchie, i residui, le sporcizie, che ovviamente, soprattutto su una macchina diesel che produce molti fumi all'interno, questi fumi si vanno a accumulare sul condotto di aspirazione un po' dappertutto e quindi vai a ringiovanire, come uno che fa una cura contro il colesterolo, diciamo, vai a ringiovanire, a togliere via tutti questi residui che ovviamente in parte ti portano via potenza. Poi sul motore direi non farei altro. Come spesso dico, quando uno inizia a fare delle modifiche, io ti elenco tutte le cose che grosso modo mi vengono in mente per cercare di avere dei miglioramenti. Al di là del discorso motore, sicuramente vale la pena di pensare alla parte assetto e alla parte impianto frenante. Quindi l'assetto, bisogna sempre vedere una macchina come la tua, ecco, per dire, lo vedi immediatamente facendo una compressione davanti, tu hai già gli ammortizzatori che non dico sono completamente scarichi, ma comunque sono già quasi a fine vita, perché un ammortizzatore normale, quando tu fai una compressione, questo tipo di compressione, cioè vedi proprio l'oscillazione della scocca, non dovresti averlo, dovresti averlo in maniera molto molto limitata. Quando tu comprimi di 6-7 cm in compressione, o estensione, vuol dire che l'ammortizzatore ormai è arrivato quasi alla frutta. Quindi qui hai due soluzioni: o si ripristina la parte idraulica montando gli ammortizzatori simili a quelli di serie, però non fai nessun upgrade, oppure ne approfitti e metti gli ammortizzatori sportivi, come possono essere dei Bissen B6 monotubo, e in questo caso vai a migliorare in maniera notevole quello che è l'efficienza di guida. Cioè sei tu che guidi la macchina, non è una macchina che guida te. In questo caso la macchina credo che scarrocci parecchio quando tu la usi a livello un pochino sportivo, soprattutto nei trasferimenti di carico, perché appunto una compressione di questo genere determina sicuramente il fatto che l'ammortizzatore è abbastanza scarico. Quindi sicuramente diciamo, l'aspetto prioritario è quello di mettere le mani sugli ammortizzatori, quindi fare molle e ammortizzatori. Le molle le fai eventualmente per abbassare la scocca della macchina e andare a dimezzare la luce che c'è tra la gomma e il passaruota. Puoi fare anche solamente la parte ammortizzatori, che sono quelli che riguardano l'assetto. Se vuoi anche, diciamo, avere un discorso estetico di abbassamento della scocca, si montano le molle più basse, e ovviamente bisogna montare degli ammortizzatori che siano compatibili con la molla più bassa, quindi con uno stelo più basso. Quindi a livello di assetto direi quello. L'impianto frenante, bisogna vedere com'è. Il tuo, sì, pastiglie ne hai ancora, i dischi non sono conciati, non sono male. Se vuoi avere un upgrade, lasci l'impianto esattamente così com'è, cioè la pinza non viene toccata. Su una macchina che ha più di 5 anni, il suggerimento è quello di montare delle tubazioni in maglia metallica, come avevamo fatto vedere nel video precedente su una BMW Z4. Si montano questi tubicini aeronautici che vanno a sostituire le tubazioni di serie, che ti creano proprio l'effetto polmone, che vai a con questo effetto polmone va a disperdere una parte di pressione della pompa, che si va a disperdere perché gonfia il tubo in sostanza, quindi non arriva la pressione giusta sul cilindretto della pinza. Poi vai a cambiare dischi e pastiglie con dei materiali più sportivi, quindi di solito noi montiamo dei dischi sportivi dell'ABC, baffati e puntati, e andiamo a accoppiare delle pastiglie sempre dell'ABC in maniera tale da avere, che sono un pochino più dure, quindi l'accoppiamento della pastiglia su un disco sportivo consente di avere un attrito maggiore, quindi un calore maggiore che è sopportato dalla temperatura della ghisa del disco. In questo caso vai a migliorare la frenata. Ovviamente non puoi pensare di stravolgere la frenata completamente, perché sennò dovresti partire dalla pompa dei freni e arrivare a cambiare tutto. Poi, diciamo che è un upgrade che noi consigliamo a tutti: non ha senso andare a cambiare l'impianto frenante perché avresti una spesa veramente eccessiva. Basta cambiare i materiali di attrito, quindi dischi e pastiglie, e lavorare sulle tubazioni di freno. Hai messo a posto l'impianto frenante, in questo caso sei a posto. Io direi che altre cose non me ne vengono in mente a livello meccanico. Poi, se uno dice: guarda, voglio mettere a posto la carrozzeria, un po' di segno, un po' di cose, questo sono dei Sì. componenti estetici, si può fare tutto. Abbiamo completato la parte meccanica. Io direi, visto che mi hai chiesto la Batmobile, Sì, 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 sì.
ti posso dare due suggerimenti. Sicuramente il primo è il fatto di cambiare i cerchi, mettere dei cerchi un pochino più aggressivi, perché sono dei cerchi da, sono da 15 pollici, mi sembra. No, 16 pollici, R16. Comunque sono dei cerchi abbastanza, passami il termine, anonimi, quindi si potrebbe lavorare sul cerchio, sul disegno del cerchio, si possono montare dei 16 e anche dei 17. In questo caso, se montiamo 17, ovviamente bisogna cambiare anche la gomma, perché la spalla andrà a ribassarsi rispetto a questa. Quindi già con i cerchi sicuramente l'estetica cambia. Se poi proprio vogliamo esagerare fino alla fine, visto che volevi una cosa tipo Sì, Batman, Batmobile possiamo nero mettere a opaco. posto la carrozzeria, perché chiaramente sono alcuni Sì. segni, quindi va messa prima a posto la carrozzeria. La carrozzeria deve essere completamente perfetta, non può avere delle, tipo delle ammaccature di questo genere. Io ti proporrei di fare un wrapping su tutta la carrozzeria, poi lì si può scegliere il tipo di colore, possiamo fare nero opaco, nero lucido, quello che vogliamo, e in questo caso vai a, come dire, ringiovanire una macchina che magari dopo un certo numero di anni ti sta un po' stretta. Ecco, questo è un po' il mio intendimento. Poi ovviamente una volta che uno è lì, mette a posto anche i fari, va a lucidare i fari, va a cambiare, cioè te la sistemo in maniera perfetta. Adesso si vede che una macchina è un pochino vissuta, quindi va, direi, Eh sì. sicuramente sistemata anche di estetica, poveretta. Ok. Io adesso casomai vado in ufficio, ti faccio un elenco di tutte le singole voci con i relativi costi, te lo Ok. sottopongo e poi mi dirai tu quello che desideri fare e dove procediamo. Va bene, Perfetto, ti grazie molte. ringrazio. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ecco, siamo arrivati alla conclusione. Come avete visto, questo è un classico esempio di un cliente che ci chiama, ci chiede un preventivo, viene qua con la macchina, noi analizziamo quello che è la situazione. Vediamo quelle che sono le proposte più opportune, poi gli stiliamo un preventivo con i relativi costi. Quindi, come avete visto nel video, se avete bisogno di qualunque informazione potete o venirci a trovare direttamente in sede, diciamo in sede a Milano o in officina qua da noi a Segrate, oppure mi chiamate telefonicamente o mi mandate una mail e sostanzialmente vi dico le stesse cose che ho detto direttamente al cliente. Per cui direi che anche per questo preventivo, questa analisi fatta in diretta oggi è tutto. Per qualunque genere di informazione, come dicevo, mi trovate in sede lunedì e venerdì. Cliccate sulla campanella in basso a destra e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!